Io credo che la squadra debba stare fuori da questi discorsi. È vero, abbiamo vinto una partita, vinta anche bene, però non abbiamo fatto niente. Cioè, nel senso, la cosa positiva è lo spirito che si è visto e la continuità che si è vista fino adesso con questo spirito. Però un quarto d'ora sbagliato può distruggere tutto quello che hai fatto prima, quindi. Però i ragazzi io li ho visti bene, si sono allenati bene, seriamente, quindi. E questo è già un vantaggio. Per quanto riguarda il discorso di Mantovani e Legra, all'inizio avevamo fatto determinati tipi di scelta che poi dopo il campo ha ribaltato. Legra sta facendo bene e quindi la scelta è stata fatta in questo senso. Per quanto riguarda Del Rico, il ragazzo ha manifestato la voglia di andare via, quindi questo è, basta. Nel senso che non. Chiaro che ha vissuto dall'inizio del ritiro tra il problema, l'infortunio, il rientro. Non lo so, secondo me è un momento così suo di confusione perché prima ha detto, cioè, ha fatto in un modo, poi ha fatto in un altro e all'ultimo giorno ha deciso questa cosa qua in modo con grande forza e quindi è diventata facile la cosa, cioè, nel senso che non, io credo che, l'ho già detto tante volte, quindi mi ripeto, però credo che c'è bisogno di giocatori che abbiano voglia di stare qui, di giocare nel Barletta, cioè contro voglia non credo che si debba tenere nessuno, al di là del discorso tecnico. Quindi lui ha fatto quella scelta e la rispettiamo e quindi chiaro che i tempi ci hanno creato, però. Adesso io credo che con grande calma, perché è necessaria grande calma e lucidità, credo che si debbano fare delle valutazioni se è necessario avere un giocatore con quelle caratteristiche o se in rosa c'è la possibilità comunque di supplire a questa cosa. Quindi non si esclude l'intervento nel mercato degli svincolati con l'integrazione della rosa eventuale? Potrebbe essere come non essere, dipenderà dal campo, da determinate situazioni anche su giocatori che possono fare più ruoli. Quindi. Però secondo me a Del Rico è stata data anche troppa importanza, nel senso che è un buon giocatore, ha dimostrato di essere un buon giocatore, però non credo che fosse il salvatore della patria. Non credo che sia un giocatore che sposti gli equilibri. E da questo, secondo me, dobbiamo partire. Lui, come tutti gli altri, come il sottoscritto, come quelli che stanno vicino a me. Mister, vedendo gli allenamenti, apprendendo le notizie così, ho notato che in fin dei conti la squadra affronta il Lecce senza nulla da perdere, la classica partita dove comunque vadano le cose, l'importante è fare bene, è con questo spirito che affronterete il Lecce. Assolutamente no. Assolutamente no. Noi è una partita che è uguale esattamente a quella passata e come sarà quella Considerato futuro. che il Lecce è votato a vincere.
Lecce è votato a vincere il campionato, ma la prima la sconfitta. Esatto, la prima l'ha persa. Credo che, cioè, andare a Lecce non è che si va là per fare la partita comunque. Ma questo lo deciderà il campo, nel senso che poi dopo i valori, come sempre, li decidono il campo. Però Lecce è un'ottima squadra, ma il Barletta non deve essere la vittima sacrificale, cioè, nel senso che noi andiamo a giocarci la partita consapevoli delle nostre forze, dei nostri difetti, però loro avranno i loro obiettivi, noi abbiamo i nostri, e questa è una delle 38 partite che ci sono, quindi sappiamo che il Lecce è forte, però ce la andiamo a giocare, cioè, nel senso, non è che se perdiamo va bene lo stesso. Questo sicuro. Infatti, capire che praticamente andrete a Lecce per cercare di imporre il gioco senza particolari tatticismi, senza studiare tanto l'avversario. No, questo no, ma questo non per il Lecce, secondo me per tutte le squadre di questo campionato. La nostra squadra ha determinate caratteristiche e le deve mantenere sia con il Messina, che con il Lecce e con il Cosenza. Da lì si andrà a vedere l'episodio, cosa dirà, cosa non dirà. Di sicuro non andremo, questo è sicuro, non andremo 10 giocatori sopra la linea della palla, questo è sicuro. Però è anche vero che qualche cartuccia ce l'abbiamo anche noi, e se saremo equilibrati e avremo magari un pizzichino di fortuna, cercheremo di fare la nostra partita. Due cose, Meola è subito disponibile? Sì, disponibile. E il recupero di Albolino? Ma adesso lui sta meglio, ha iniziato un lavoro da martedì che è votato più sulla corsa, perché lui ha lavorato più sulla forza, e quindi anche lui sta recuperando, come il fatto che buona parte del ritiro non l'ha fatto con noi. Domani, è possibile vedere, cioè, possibile, De Rose nel minuto di campo? Non lo so, è una c'è un telefono. È una soluzione che comunque potrà essere sia dall'inizio che durante la gara. Lui ci tiene molto perché è un ex, però il campo fino adesso ha detto che questi ragazzi qui che hanno giocato hanno fatto bene, quindi bisogna tenere conto di tutto. Come vede dell'Agnello, che condizioni è dopo l'infortunio, se ha recuperato bene? Simone, una parentesi sui 300 almeno tifosi che seguivano la squadra. Simone sta migliorando molto, questa settimana qui l'ho visto bene, quindi sarà nei 18 quindi se ce ne sarà la possibilità potrà giocare anche un pezzo di partita. Per quanto riguarda i tifosi, a noi, cioè, comunque fa molto piacere che ci sia di nuovo un approccio giusto della tifoseria verso la squadra. Quantomeno questa squadra qui ha dato un segnale di volontà, di attaccamento, che secondo me è determinante agli occhi del tifoso. Poi adesso fortunatamente i risultati, questi tre risultati li abbiamo centrati. Di sicuro io dico sempre che l'unica cosa da fare è dare sempre tutto. Poi dopo qualche volta arriverà la vittoria, qualche volta la sconfitta, però credo che agli occhi della gente sia importante che il calciatore, il giocatore così dia tutto, è importante per comunque un significato verso la maglia che indossa. Durante l'amichevole contro Buffetta, in secondo tempo, ha parlato da un modo un po' diverso, diciamo, da quello che ho visto fino, perché è un 3-5-2. È una soluzione possibile in vista di Lecce, o è soltanto un esperimento che lei ha condotto per necessità, nel senso, mi spiego meglio,
magari con l'assenza di determinati uomini, quindi ha voluto provare questa soluzione? Tutte e due le cose, nel senso che è stata una necessità come una prova, nel senso che secondo me questa squadra per caratteristiche ha la possibilità di alternare un modulo diverso e magari durante gara, a seconda del risultato che si è creato, si può verificare questa ipotesi. Ballottaggio sulla fascia Regno Nero. Lo stesso discorso che vale per De Rose, nel senso che sono giocatori ottimi che sono arrivati dopo, quindi bisogna fare la valutazione sul fatto che stanno bene tutti, però c'è sempre da tener conto che il campo fino adesso ha detto determinate cose. Un giornale di Lecce, il Barletta è un derbino o è un vero e proprio derby? Per mister stesso, diciamo. Ma per me è la partita più importante che esista, al di là del derby. Come lo era il Messina sei giorni fa. Io credo che... Poi dopo, chiaramente, il fatto che due squadre stiano nella stessa regione, secondo me aumenta un pochino così il pathos della partita, però non sono d'accordo con questo, non so che giornale che ha fatto questa cosa qua, perché secondo me è una partita che quantomeno per il Barletta sarà decisamente importante. Mister, una domanda sul Lecce per quanto riguarda l'attacco. Avete preparato qualcosa per affrontare una coppia d'attacco come quella dei giallorossi, probabile anche pianto di Miccoli, che sarebbe tornato di influenza? Sì, abbiamo lavorato sul discorso tattico, soprattutto sulle giocate che loro fanno abitualmente. È chiaro che la loro potenzialità davanti è eccezionale, nel senso, se si guarda i curriculum, però è anche vero che dovremmo cercare di limitarli al massimo, cercare di fargli fare le cose a cui loro non piace fare e cercare di secondo me di tenerli molto fuori dall'area. Come vede l'intesa tra nella coppia difensiva del Barletta? È a un buon livello già? È migliorata rispetto all'inizio, come è giusto che sia, è migliorata. Fino adesso a livello difensivo si sono comportati bene, secondo me nelle tre partite ufficiali abbiamo lasciato forse una o al massimo due palle gol agli avversari, quindi da questo punto di vista bene, però dobbiamo essere lì sempre sul pezzo, perché ripeto, da un momento all'altro può succedere che tutto quello che di buono hai fatto fino in quel momento lì venga distrutto. Mister, questa programmazione delle gare, dove non c'è ormai un giorno fisso, capita il sabato, capita la domenica, gli crea problemi a livello di lavoro, di preparazione, di allenamenti? Un pochino sì, perché magari vai a affrontare settimane non normali, quindi con determinati tipi di sedute programmate, però e tanto non c'è nulla da fare, ci dobbiamo adattare e dobbiamo cercare di lavorare secondo un programma giusto a seconda delle partite. L'importante è che comunque al di là dei giorni che ci sia un anticipo importante in modo che uno possa programmarsi. Prego.